Noi ci siamo, la Cremonese un po' meno, anzi la Cremonese non c'è del tutto. Terza sconfitta consecutiva ieri a Brescia, 3-2 risultato finale, dopo un primo tempo che il Brescia conduceva per 2-0, una rimonta quasi impossibile, due gol di Piccolo, una prodezza straordinaria del giocatore napoletano, un calcio di rigore abbastanza generoso trasformato sempre da Piccolo e poi proprio un minuto dalla fine il gol della vittoria del Brescia. Risultato secondo me giusto, perché il Brescia ha giocato meglio, ha meritato di vincere, e Cremonese in confusione, compreso l'allenatore Rastelli, che ieri ha sbagliato formazione nel primo tempo, ha cercato di rimediare, ma ormai la frittata secondo me era fatta. Terza sconfitta consecutiva, ormai dobbiamo guardarci solo alle spalle, perché davanti gli altri corrono, dietro qualcuna, per fortuna il Livorno ha vinto ieri a Carpi e quindi ha lasciato il Carpi lontano 3 punti, però la situazione non è buona. La società è in silenzio, non si fa sentire, la gente vorrebbe qualche parola, non arriva. Siamo qui al Chocabec di Piazza Stradivari, siamo Bar Sport, ne parliamo di questa partita con Michele Francesco, che è ormai un nostro opinionista e che ha visto la partita ieri, poi ha visto anche quella della Vanoli, quindi magari parleremo anche della vittoria della Vanoli, la quinta in trasferta su 6, e il grande fotografo cremonese Giuseppe Mucchetti, storico fotografo, che adesso è in pensione, ma comunque continua a fare fotografie e poi si diletta in viaggi in Sardegna, dove ha la casa, si diverte un po' là. Benissimo. Allora, Michele, la partita cosa ci dice? Ci dice che è una Cremonese in crisi, ma in crisi pesante, oppure è una Cremonese che sta passando solo un brutto momento? È giusto parlare di crisi, perché quando il momento è prolungato, c'è già stato un cambio di allenatore, gran parte degli infortuni più pesanti stanno gradualmente rientrando. Se i risultati e il trend sono quelli che vediamo, è giusto parlare di crisi. Ecco, una crisi che deriva, abbiamo detto altre volte, da un problema strutturale di una squadra che non riesce a essere squadra. Ha molte individualità. Ieri leggevo questa specie di inchiesta sulla Serie B, dove dicevano che la Cremonese è la squadra che fa più dribbling, ma anche quella che ne mette a segno meno, cioè alla fine non riesce mai a portarle a segno. Quindi è una squadra di individualisti, ma non è squadra. Sì, era già emersa questa cosa, avevamo già commentato a suo tempo, per esempio, del talento di Castrovilli, che però si infrange spesso contro l'incapacità poi di tradurre in tiri a rete o anche in assist ai compagni. Giusto per dire uno, ma il problema non è Castrovilli, è proprio come gioca la squadra. Si confidava, o come non gioca. Si confidava infatti inizialmente in maniera positiva sulla visione di gioco di Rastelli, molto più verticale e quindi più rapida da arrivare dalle parti del portiere avversario. Purtroppo i risultati complessivamente non stanno dando ragione, soprattutto quello. Ecco, Michele lavora per Sportal e anche per Baschettiamo, perché c'è anche Baschettando, credo, però ce ne sono tanti, quindi ci si confonde. Giuseppe, ecco, tu che hai vissuto con me l'epoca eroica della Cremonese della Serie A e che ha avuto i suoi momenti di difficoltà, campionato 98-99, promozione dell'anno prima in Serie B con Marini, Cremonese ultima in classifica, 17 punti, distaccata di 12 dalla penultima, retrocessione immediata. Quindi momenti belli e momenti brutti. Ecco, cosa possiamo dire di questa fase qua negativa? Ma guarda, quello che mi stupisce è che innanzitutto io ho avuto la fortuna di seguire la Cremonese per il mio lavoro nel periodo d'oro della Cremonese, e quello che mi stupisce è che allora era una società quasi a livello familiare, diciamo. Ora abbiamo una struttura di una squadra di alta serie B, addirittura potrebbe andare tranquillamente in A, certo. Per la struttura che ha, sia lo stadio centro sportivo, stadio, certo. Quindi un grazie a tutto questo, ma però secondo me manca qualcosa. Non vedo nuovi talenti arrivare. Secondo me manca un po' il fiuto nel trovare giocatori validi. Noi abbiamo trovato, mi ricordo allora, giocatori anche di una certa età, ma che hanno dato ancora tanto, vedi De Zotti e via. Quindi quello che mi stupisce è questo, non so, manca qualcosa, manca l'intuito nel trovare giocatori validi, manca
non lo so, io lo vedo dal di fuori, queste cose, manca il Favalli di... Ecco Giuseppe, ma ragionando come dici tu, la maggior parte di quei giocatori veniva dal settore giovanile, sì? I vari Maspero, Prandelli, esatto, Caprini, esatto. Montorfano e sì, tanti altri del settore giovanile. E non dimentichiamo che è stato scovato un giocatore che giocava in una squadra quasi dilettanti, che era Tentoni, che poi è diventato un grande giocatore. Quindi chi ha trovato Tentoni? Sì, esatto, chi l'ha trovato? Sì, ma anche Nicoletti, dove? Mi ricordo. Anche ma Nicoletti, comunque sì, Nicoletti era. Ma mi ricordo quando avevamo preso Nicolini, che giocava dell'Atalanta, sì, che ha fatto degli ottimi... Che era già anziano, ma ha fatto benissimo. Eligio Nicolini. Quindi è questo che mi chiedo, ma come mai non si riesce... La società non riesce ad avere una persona che riesca a trovare talenti, giocatori ancora validi, giocatori motivati, ecco questo. Beh, allora questo c'erano anche degli osservatori, sì, il maestro Babbo Nolli, ma anche molti altri che comunque capivano se un giocatore era valido o meno. Oggi credo che la rete di osservatori sia molto diminuita, oppure non c'è addirittura, per cui questo è un vero problema. Oggi cosa succede? Ci si affida ai procuratori, quali ti danno lì il giocatore, cioè, questo è bravissimo, e poi ti arriva il Camara di turno, sì, ti arriva sì, il giocatore, il bravo Scamacca a diventare un grande giocatore. Però l'anno scorso abbiamo, ecco Michele, l'anno scorso Tesser, che secondo me rimane un ottimo allenatore, è primo in classifica con 9 punti, 8 sulla seconda con il Pordenone in Serie C. E Tesser aveva chiesto una punta forte, Ardemagni era il nome che usciva, sono arrivati Camara e Scamacca. Ecco, voglio dire, è lì che le cose non quadrano più. Mi viene un po' di nervoso dover parlare e ripensare a queste operazioni. Io mi sono fatto un'idea, magari sbagliata, proprio personale questa, la butto lì. Una società che ha, se non sbaglio, il quarto monte ingaggi della Serie B, senza paracadute che hanno le altre. Quindi parliamo con i primi partita di quasi 10 milioni di euro di ingaggi. E che costantemente, limitiamoci ai 2 anni di Serie B finora, l'anno e mezzo, si trova in difficoltà, con un parco di giocatori che è numericamente e anche qualitativamente, a detta di tutti, molto valido. È vero. Com'è possibile? Non è forse che il fatto di avere questa disponibilità, a gennaio si dice cambierà mezza squadra, speriamo non cambi come con Scamacca e Camarata, esatto, che cambi meglio realmente, ma non sarà che questa grande disponibilità da parte della proprietà di buttare tutti gli anni soldi per ingaggiare nuovi giocatori faccia prendere poca responsabilità non solo ai dirigenti ma anche ai giocatori stessi? Ah, comunque hanno stipendi garantiti, se non lo prendo qui lo prenderò da un'altra parte, sì, esatto, con l'aria che tira è la prima cosa, poco attaccamento ai colori, sì, come diceva prima Mucchetti, giustamente Mucchetti, sì, limitati investimenti nel settore giovanile, quando ci sono società che hanno mediamente il 40-50% in meno di monte ingaggi e magari curano di più il settore giovanile. Quello che voglio dire è meglio avere meno giocatori di qualità e di blasone e di nome, ma gente più motivata, e ce lo ha fatto vedere ieri Brescia con fuori 4-5 titolari. Chi giocava ha dato l'anima dal primo minuto all'ultimo. E fra questi, scusa, Romagnoli, che esatto, è cresciuto, no, esatto, è cresciuto, è cresciuto qui, e potremmo anche aggiungere altri nomi, Bastoni che gioca in Serie A. Cioè, voglio dire, è vero, il discorso che facciamo è vero. Ecco, ma Giuseppe, tu che hai fatto tante fotografie, hai scattato migliaia di foto di gioia e anche di delusione, tu che eri a Wembley, voglio dire, perché poi noi portiamo come esempio la più grande vittoria, certo, della Cremonese. Ecco, ma cosa si prova di fronte ad una situazione di questo genere qua? Perché poi abbiamo un patron che i soldi li mette, li ha, spende, realizza per la città, e poi abbiamo invece un risultato paragonabile quasi a zero. Esatto, come ho detto prima, complimenti al patron che ha investito tanto, sicuramente, e tutto questo comunque mi rattrista, perché avevo visto entusiasmo che mi ricordava un po' i vecchi tempi, i tifosi, esatto, alla fine del campionato, all'inizio del campionato, e adesso devo dire che c'è un po' di tristezza, vedo un po' comincia a mancare un po'
la voglia di andare allo stadio, mi dà questa impressione, mi rattrista molto, d'altronde è una cosa naturale. Mi auguro, io non sai, ho vissuto quei tempi, quindi mi diventa anche difficile adesso paragonarli al momento attuale. Io spero e sono sicuro che comunque la Cremonese riesca almeno a salvarsi, me lo auguro proprio, perché comunque la Serie B è un ottimo campionato per la città di Cremona. È la categoria giusta. Con qualche puntata se va bene in là, come succedeva allora. Devo dire sinceramente che dall'inizio di questo campionato, visto lo scorso, chissà, forse ce la facciamo ancora, fare un salto in Serie A. C'è tutto, non manca niente, la struttura, la società, tutto. Però a questo punto devo ribadire quello che ho detto prima. Manca qualcosa. Quest'anno intanto è passato Greco, che stava andando, anzi sta entrando qui anche lui al bar, loro si trovano sempre qui. Ecco, quest'anno con i distinti nuovi e con una squadra che, se una squadra funzionasse bene, sarebbero pieni. Invece abbiamo visto dei distinti con pochissime persone. Allora, non dico quando veniva la Juventus sul Milan, che allora facevi il pieno, ma anche altre partite i distinti erano pieni. Ecco, sì, devo dire questo, che facendo, sto sistemando un po' l'archivio, sto trafficando ancora nel mezzo alle montagne di foto, e quello che veramente mi colpisce è i distinti sempre pieni. Erano sempre pieni, ma sì, anche leggendo partite con sì, no, non con il Milan, certo. No, con il Lecce, sì. Ma c'era sempre pieno, c'era un entusiasmo veramente incredibile. Ecco, tu stai mettendo a posto le foto, sì, ma sì. Lei è ancora su pellicola, come sono? Io ho lavorato praticamente tutto il periodo che ho fatto, io l'ho fatto con la pellicola. Esatto, quindi, ho fotografie su carta, che mi sono rimaste su carta, perché io mandavo le foto allora anche all'ANSA, certo. Side Press, e allora dovevo stampare e le ho tenute, ne ho delle montagne. Che poi veniva fuori malissimo, E dopo, non le tue foto, quando c'erano ancora le foto, le telescriventi, arrivavano delle foto inguardabili. Le dovevo mandare con un sistema telefonico. Sì, poi loro le mandavano in pellicola strana, erano veramente, cioè i tempi della telescrivente. Comunque di foto ne ho ancora tante, ma soprattutto ho ancora tutte le negative di tutte le partite. Ecco, e quindi è una... È una storia questa di 40 anni di calcio, ed è una storia che è da raccontare. Oggi con i social ogni tanto lui me le manda, io le metto sul mio profilo Facebook, è bello far vedere queste foto. Il gol di Frutti rimane la foto più straordinaria che ha fatto Mucchetti, perché era difficile prendere un colpo di testa in mezzo alla nebbia in quella giornata lì. Ma poi la cosa incredibile è che... Con la Cavese, sì. Con la Cavese, bravo. Sì, era il pareggio, il gol del pareggio. La cosa è che facevi le fotografie, Cavese, e c'era magari l'azione unica, c'era un'azione, il gol magari. Sì. E tu non sapevi se la foto ti era venuta... E cominciava subito a telefonarmi. Certo. Hai la foto? Devo guardare. Finché non andavo in negozio, in studio, a sviluppare il rullino, a guardare il negativo, non lo sapevo. Veramente erano altri tempi. Erano tempi eroici. Ecco, per tempi eroici non lo sono adesso. Il problema vero è che è una squadra che... tu dici 6-7 rivoluzione a gennaio, però il mercato non offre grandi possibilità, ma non solo a livello di giocatori, proprio anche a livello di stimoli, perché è una squadra che si trova in queste condizioni e non è appetibile per i grandi nomi, dico i nomi che sono girati, lasciamo perdere in questi giorni, però non è più appetibile. Oggi diventa difficile anche trovare il giocatore che dice: sono in Serie A, non gioco, vengo da te per giocare. È vero, e penso che sia la stessa cosa anche per un giovane ambizioso. Altrettanto. Perché se viene via da una società dove fa panchina, non, difficilmente viene con gran motivazioni sapendo che farà panchina anche qua. Certo. Io in effetti poi riflettevo su uno dei nomi che gira, no? Ceravolo. Ma Ceravolo non viene ceduto solo a parametro zero con l'ingaggio. Cioè, certo. Lui è ancora sotto contratto. Il Lecce pare che abbia buttato lì dei soldi per acquisire il cartellino. Poi c'è l'ingaggio, politica che è estranea alla Cremonese in questi anni, per cui si restringe ancora di più sotto questo aspetto un mercato di riparazione che non si sa quanto possa... Deve andare su dei prestiti, però
però il prestito è sempre, come dicevi tu, il giocatore che è sul tram, sono, mi fermo alla prossima fermata, poi prendo un altro tram e vado su un'altra linea, quindi questo è un po' il discorso, è di una società che probabilmente cambia molto e programma poco, esatto, questa è la realtà. Esatto, è la sintesi estrema, purtroppo... perché la società c'è, è abbastanza organizzata, è presente, c'è un presidente, c'è un direttore sportivo, c'è un direttore generale, però poi alla fine manca, e l'ho sempre detto, lo ribadisco anche adesso, manca quel rapporto con la città, con l'apertura con la città, che forse favorirebbe anche un modo diverso di capire il calcio da parte della gente. Sì, è vero, è anche vero che probabilmente noi veniamo appunto da un calcio che non esiste più, veramente non esiste d'accordo, più, forse c'è, sopravvive a livello dilettantistico, però è vero che il rapporto, una figura proprio di raccordo tra la città, l'ambiente, la tifoseria e la società, una figura che esiste ma che abbia magari un pochino più di disponibilità, di campo di azione, farebbe bene, e soprattutto una società magari ricettiva verso qualche stimolo. Perché parliamoci chiaro, si parla adesso di questa proposta della società di acquisire per 99 anni lo stadio. La società smentisce, però vabbè. Però stiamo fino al 2037 comunque la gestione è di questa società. Quello che dicevamo prima, grandi disponibilità economiche, lo stadio rifatto che è una meraviglia. Esatto, e non è finito. Il punto è, con i soldi puoi fare tante cose, ma non puoi fare ogni cosa nel calcio. Bravo. Quindi serve comunque gente che viene dal calcio, possibilmente non legati a doppia mandata ai procuratori, e che possa dare un passo diverso nella visione, non nella visione da adesso a fine del campionato, la salvezza è un obiettivo, ma nella visione dei prossimi 5 anni, questa società come si strutturerà, va avanti così, molto probabilmente commetterà gli stessi errori. Sì, perché sono 11 anni che li commette al di là della promozione, e anche un po' sui personaggi, perché in fondo abbiamo avuto allenatori che potevano rimanere qui, io non dico solo Tesser, ma parlo anche di Venturato e di allenatori di questo genere qua, e invece non è così. Ecco, Giuseppe, non è così, Luzzara non era uno che capiva di calcio, Miglioli era un istintivo, ne capiva di più, Erminio Favalli lo era, però Erminio, voglio dire, tu avresti pensato che una società così di amici che mangiava, che andava a pranzo, si facevano grandi mangiate, potesse arrivare così in alto? No, assolutamente. No, è quello che ho detto prima. Mi ricordo le cene con Luzzara. Certo, Stracompolo, Carletti a Soarza. Probabilmente, come diceva lui, è un calcio forse che non esiste più. Forse, sì, è vero, non esiste più, però il problema è come facevano ad arrivare là, che questi Giorgio, che non ci arrivano. Giorgio, l'ho detto prima, il cuore sì, e l'intuito nel scovare giocatori, il settore giovanile con persone competenti, tutte queste poi cose. Tu lo sai che una volta i giocatori firmavano in bianco e poi aggiungevano la firma alla società, diceva ti va bene, perché io ricordo Mario Montorfono che firmava regolarmente e poi alla fine si lamentava, però volevo, e alla fine andavano d'accordo, voglio dire, ma era così, quindi la fiducia fra giocatori, oggi i procuratori decidono tutto. Oggi un ragazzo di 10 anni c'è già il procuratore, è incredibile. Quindi, no? Non è possibile. Siamo in chiusura, parliamo della Vanoli perché ieri è stata una grossa vittoria, anche la Juve che ha vinto di un punto ed è pure importante, però insomma la Vanoli 5 su 6, Milano stava vincendo, gli hanno rubacchiata gli arbitri, potevano essere 6 su 6. Ma potevamo essere tranquillamente secondi, diciamo che tirando da 3, se hai le percentuali alte, puoi vincere. Ieri sono giornate straordinarie, assolutamente, no? Bene così, insomma. Ecco questo. Siamo in fine lei. Paragoniamo al calcio. Siamo già matematicamente? Sì, dovremmo. Perché sono degli scontri diretti. Parliamo del calcio. Oltre c'è un rookies, si chiamano così, quindi uno che viene dall'università, uno sconosciuto. Sì. Ecco. Non ha mai giocato in campionato. Viene in Serie A a Cremona, segna, è bravo, si impegna. E nel calcio perché non succede quello che un rookie qualsiasi possa arrivare e fare grandi cose? Però un Tonali per esempio a Brescia è un ragazzino 2000, non so se ha 18 anni, se classe, c'è 2000, già, classe 2000 voglio dire, è già arrivato in nazionale, quindi insomma il fenomeno c'è ancora, però siamo sempre lì, serve l'humus giusto perché questi qua vengano fuori.
Nel basket è un po' diverso, li peschi, hai un ottimo scouting, eccetera, ti va bene, in un contesto giusto, anche il rookie può fare la differenza. Ecco, la Vanoli, è proprio diverso a livello al di là di Vanoli Family, comunque è un po' una famiglia anche questa società. Sì, non del tutto, però... Beh, sicuramente, voglio dire, la società tra Aldo e Ruth sono, diciamo, le colonne, esatto. Poi si è aggiunto Borsatti e tanti altri, però... L'impostazione c'è ancora, sono due sport diversi, proprio a livello italiano non paragonabili per tante dinamiche. Certo. Una dinamica sì c'è in comune, e non so se sia positiva, la valenza dei procuratori, quelli purtroppo anche nel bene e nel male influiscono. Ecco, siamo in chiusura, allora abbiamo una partita ancora prima di finire questo anno terribile 2018 che non ha regalato una vittoria in trasferta, fra l'altro, perché l'ultima vittoria e quindi... 2018 che si chiude domenica in casa alle 15 contro il Perugia, squadra secondo me molto temibile. Cosa possiamo dire, Giuseppe? Ma speriamo in bene, io mi auguro che... Perché un'altra sconfitta sarebbe quasi una tragedia, e anche un pareggio. Non voglio neanche pensare a una sconfitta, e mi auguro veramente che ce la faccia, sono sicuro che possa salvarsi. Ripeto, io lo sto seguendo poco adesso la Cremonese. Cosa posso dire? Da tifoso. Ecco, Michele, domenica devi fare le corse. Alle 3 c'è la Cremonese, alle 7.05 gioca la Vanoli con Torino a Cremona. Per cui, ecco, cosa dobbiamo aspettarci di questa partita? Reazione, gli attributi che ieri chiedevano ancora i tifosi. Cosa dobbiamo aspettare? Una società che invece va in più ancora in confusione. Cosa ci si aspetta? Io personalmente solo il risultato. Con un giocatore... anche giocando malissimo, sì, il risultato è basta, che può anche essere un pareggio, voglio dire, per come siamo messi, per come li sto vedendo, con giocatori con la valigia in mano già da tempo, sì. Penso che già non perdere sarà un risultato. Benissimo, siamo in chiusura davvero stavolta, noi ci rivediamo, non ci rivediamo direttamente qui dopo la prossima partita, faremo una cosa diversa e poi la spiegheremo, faremo un po' il resoconto di un anno, ecco, di un anno 2018 che potrei definire tragico, potrebbe essere salvato solo da un risultato positivo domenica, ma non è la salvezza, diciamo, dell'annata. Naturalmente facciamo un brindisi ai nostri telespettatori che ovviamente hanno passato le feste, adesso entrano in un anno nuovo, quindi buon anno a tutti. E ovviamente buon anno anche alla Cremonese, ai nostri due ospiti. Grazie.